Sono arrabbiati i commercianti di alcune zone di Benevento, ieri chiuse al traffico per l'inquinamento. La chiusura disposta dal comune ha creato notevoli problemi e tanti malcontenti. Diversi poi i furbetti che, nonostante tutto, hanno continuato a transitare per le strade chiuse al traffico. Chiudere una strada e poi creare caos alla strada di sopra, il traffico aumenta di più e quindi l'inquinamento aumenta di più. Quindi a che cosa è servito ieri chiudere e fare in modo che i commercianti si portassero la roba addosso per poter arrivare ad aprire il proprio locale, aperto anche da pochi giorni? Sono stata obbligata a venire ad aprire alle 10, con grandi danni per me e per le clienti che aspettavano fuori. Inquinamento soltanto, esclusivamente a Via Flora e zone limitrofe, mentre le altre parti della città che sono non inquinate peggio, parlando di Rione Libertà, parlando della zona stazione, lì non fanno chiusura al traffico. Oltre al danno c'è stata anche la beffa, in quanto farlo in questo periodo di quasi totale blocco del traffico in automatico, visto che non c'è nessuno in giro, mi sembra del tutto ridicolo. Oltre al danno economico che ovviamente tutti quanti hanno subito in zona. Sì, ci sono stati abbastanza furbetti, però effettivamente fatto di venerdì pomeriggio, che è una giornata lavorativa, quindi disagio sia per i lavoratori, disagio per le persone che devono girare in un periodo di crisi, tu me lo fai di venerdì pomeriggio quando poi c'è sabato e domenica che magari girano molte meno macchine, attività sono chiuse, e sabato pomeriggio si poteva pure ovviare. Comunque ci dobbiamo muovere, no? Se no abbiamo fatto una colletta, viaggeremo con il Calesse.